radio2pod.rai.it. Sì, eccoci, l'abbiamo promesso, lo manteniamo. I grandi musical del Ruggito del Coniglio. Oggi la Compagnia dell'Arancida presenta Commissione di Vigilanza Rai, il musical. Primo atto. Che? Ha il vento pure dentro, clima, pure dentro la Commissione di Vigilanza, certo. Rai. Vabbè. Dalla sera al mattino, è vero, bisogna proteggerla in ogni situazione, per questo ci sta la commissione. No, l'apposita commissione. Biffarda! Oddio, che? E se su Gotham City, sì, vigila Batman, sì, e invece a New York chi ci sta? Ci pensa Spider-Man, certo. Perché a Vial Mazzini non accada niente, ci sta nella vigilanza il presidente. E vigila su tutti noi. Deve essere onesto, di gran preparazione. Vero. E non il frutto di una lottizzazione. Ma per carità. Un uomo di tempra e con i nervi soldi. Lo sai, no, che ti dico? Dica. Ce vuole Garibaldi. Vabbè, ma è morto. Purtroppo Garibaldi rifiuta l'incarico per evidenti motivi, diciamo, ecco. Era il gennaio 2008. Gennaio 2008. Sì. Petruccioli. 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 Che si voglia. Sì. Viene sfiduciato della sua stessa maggioranza. Povero Petruccioli. Più volte, però, sì. Non me l'aspettavo. Lo so, Petruccioli. Sto pagando il costo. La mia maggioranza. Sì. Me l'ha messo in der posto. Si lasci stare, no, adesso, Petruccioli. E pensar che avevo. Che avevi? Aspirazioni grandi. Sì. Vigilare bene. Lo so. Su Matilde Brandi. Come, ma proprio in particolare si voleva vigilare 3-4 volte. 3-4 volte si voleva. Se ce la fa a vigilare 3-4 volte su Matilde Brandi, per carità, non è che a questo punto salta il governo Prodi. Lo so. E cadono tutte le commissioni parlamentari. Cade tutto, cioè quando cade il governo, certo. Dall'antimafia, sì, alla vigilanza Rai. Via tutto. Trovarsi una mattina in una sede di partito per scegliere un nuovo candidato. Che bella immagine rarefatta. Io ti do l'antimafia e tu per fare festa dammi due commissioni d'inchiesta. Ma come? Vabbè, anche tre. Se mi dai quella agli esteri e quella all'ambiente, non è che per te non ci resta niente. Ci mettiamo d'accordo, dai. Ha uno scambietto così. Domandarsi perché quando prendi un leghista e lo metti ai trasporti, chi si incazza non ha poi tutti i torti. Vabbè, adesso lasciamo stare. Poi abbiamo, non ce l'hanno messo. No, vabbè, però. Cioè, capire tu non puoi. Quanto è vero. Tu chiamale se vuoi. Commissioni. Le commissioni parlamentari. Solo la presidenza della commissione di vigilanza rimane scoperta. Peccato. E su di essa, si accentrano le attenzioni morbose. Vabbè, morbose. I due schieramenti. Sì. Je l'ai dans le sentimental. Morbose fisicamente. Je le pèse le pont de l'hôtel. Le pan, le cachotte, la fontaine. Il fix. Te chien, me l'aspettavo.
tu mi dai la commissione, io ti do la commissione, tu mi dai la commissione, te la do. La commissione. La commissione. Allora, dato che scendi, fammi sta commissione. La commissione. Mi prendi due etti di salame tagliato fino, mi prendi quello cacciatore, magari un cherese se c'è là. Ma non in quel senso la lo stracchino, scusi, lo stracchino mezzetto, sino a me stomaco. Ma non è questa la commissione. Che c'ho riflusso estrogastro sassageo. Un fraintendimento. Due cigliore, mi faccia parlare, fa piacere. Un chilo di spinacia, ma fatti un frutta al fruttarolo, cazzotti di tazzozzi. La commissione. Che è sempre sto vento, comunque a priori. Commissione di vigilanza Rai, il musical. E che musical? Siamo giunti al secondo atto. Cosa accadrà? Si sbloccherà la situazione? Non si sbloccherà? Sentiamo. A questo punto, tra le forze democratiche, si apre un ampio e civile dibattito. Questo è importante. Per individuare la figura più adatta nel ricoprire la carica di presidente della commissione di vigilanza Rai. Come no? Certo. Civile dibattito. Io propongo mio cugino, io Giovanni il mio vicino, io no, ti toglierò il saluto, che me frega gran cornuto, serve un uomo super parte, forse lo giocava a carte, no, abbi pazienza. Io ti pongo il veto, no, becca de sto peto, ma no, non ne famo niente, ma no, brutto deficiente, il civile di Patito, non era civile, ma scusate, la commissione. La commissione. Allora, l'opposizione propone un nome. Sì. L'ex sindaco di Palermo. Chi è? Leo Luca Orlando. Ah, certo, come no? Certo. Italia dei valori, come no, sì. Io sono Orlando. E sto arrivando. Anzi mi tuffo, guarda che ciuffo, ma c'ho come l'impressione, non mi vuole Berlusconi, io sono Orlando, lo so, mi sto sflosciando. Poverino, si è sflosciato, non l'hanno voluto, non l'hanno voluto. Siete presi. Lo so. Inizia una serie di votazioni, a cui la maggioranza fa mancare il numero legale. Questo è vero. Pannella, fa lo sciopero della fame, della sete, dei fritti misti e dell'amaretto di Saronno. No, lui è fatto così. No, dell'amaretto di Saronno no. Sì, lo giuro. Sì. Mamma mia. Le fumate nere continuano a susseguirsi. Si susseguono. Una fumata nera di giorno e di sera. Poi ne faccio ancora, magari ogni mezz'ora. L'Italia dei valori non vuol chiamarsi fuori, ma il polo dice Orlando, non vuole Luca Orlando. Non lo vuole. Se l'orizzonte è grigio, propongo Topo Gigio. No, Topo Gigio no, dai, ma non è possibile. È un posto da badante, ognuno qui fa il duro. C'è muro contro muro, vero. E capa contro papa. È certo più difficile far papa. Ma molto, molto più difficile far papa. Sì. Lì sono meno fumate nere. Intanto, senza commissione di vigilanza Rai, l'azienda di Stato è indifesa. È esposta. È esposta. Agli strali dell'avverso destino. Addirittura. Sì. Ognuno fa come gli pare. Questo è il succo. Diciamo. Santoro attacca le caccole sulle telecamere. Non è vero. Credo. Giletti dichiara Domenica Inn Repubblica Indipendente. Addirittura. Gli accarrà. Decide di mostrarsi ignuda. No. In un momento di disattenzione viene affidato a Pippo Powder sabato sera. All'improvviso. All'improvviso. Spargono le cataratte del cielo. E che succede? Mentre Venere si allinea a Saturno e Urano. Bene. La destra all'improvviso. Che fa? Vota uno di sinistra. No. No. Ma come? Elegge Villari. Lo storico. No. Claudio Villari. No. Pancio Villari, chi è? No, chi è? No, ma no. Chi è? Pancio Riccardo Villari! Oh mamma, ma chi non è lo conosce costui? Nessuno. Per fortuna che c'è Riccardo, la poltrona si tiene al caldo, non è il migliore che ci sia, ma è molto dura a mandarlo via.
E per fortuna che c'è Riccardo, la poltrona tiene al caldo, non è il migliore che ci sia, ma molto duro mandarlo via. Molto duro mandarlo via, molto duro, molto duro. L'ultimo atto del grande musical di oggi, e cioè Commissione di Vigilanza Rai, il musical, dopo lunghe liti, discussioni, è stato eletto inaspettatamente con i voti della maggioranza il senatore del PD, estrazione Udeur, Riccardo Villari. Che non è Pancio Villari. No. Terzo atto. Il senatore del PD, Villari, è stato eletto alla presidenza della commissione di vigilanza Rai. Questo è il riassunto delle puntate precedenti, diciamo. Dichiara di essere pronto a dimettersi quando glielo chiederà il suo partito. Giusto. Walter Veltroni lo convoca e gli chiede di dimettersi dalla carica. E lui si dimette. Certo. Lui non si dimette. Ah no. Dice che lo farà soltanto quando sarà trovata una candidatura condivisa. Questo è comprensibile, senso di responsabilità. Viene trovata. Allora. Sergio Zavoli. Autorevole, accidenti. Allora si dimette. Villari dice, bene, mi dimetterò solo quando la regina vincerà in trasferta con l'Udinese. Vabbè, ma ha vinto la regina per altri. La regina vince. Vince. Ma lui non si dimette. No, come no? E dice, mi dimetterò soltanto se un uomo con due tette enormi vincerà l'isola dei famosi. Vabbè, è successo pure quello. Vladimir Luxuria vince. Certo. Ma Villari non si dimette. Non si dimette. E che... Io non posso andare via. E Villari? Io non do le dimissioni. È lui. Troppe cose devo fare. Sì. Non rompetemi, marroni. Per favore, per favore. Ve lo dico, cuore in mano. Sono un vecchio democristiano. Allora. La poltrona non la mollo. No. Su sta sedia me c'è in collo. Corvina, mia. Vavu, vavu. Vavu, 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 vavu. Ma tutti si domandano, da dove viene questo Riccardo Villari? Chi è? Finché in lui non scorgono l'occhio di Mastella. No! L'occhio di Mastella, no! Lui? Se ti guardo con l'occhio di Mastella, la tua vita ti sembrerà più bella. E sarai sempre in mezzo agli amiconi, perché tu sei nata ceppalone. Politicamente, sì. Questa carica sicura me la piglio, perché certo deluderi sono ovviglio. È ovviglio. Senza dubbio qualche eduno mi ci ha messo, io ci resto. Ma che non sono fesso. Non è fesso, no. Andiamo, certo, su, andiamo. Si moltiplicano gli appelli a ciò che il senatore Villari si dimetta dal suo incarico prestigioso. Sì. Erano anni che le forze politiche non erano così unite e compatte nel dire... Nel dire cosa? Villari, tu te ne devi andare via. Te ne devi andare via. Dai, andare via. Ti prego, vai via. Adesso vai via. Lo dice Berlusconi. Via. Via. Lo dice anche Veltroni. Via. Vai via, vai via. Adesso vai via. Adesso vai via. Adesso vai via. Adesso vai via. Via. Vai via. Ma Villari, mostrando un commovente attaccamento alle istituzioni, decide di immolarsi per il paese. Questo è bello. E si è messo già all'opera per tutti noi. Meno male. Resterò per te. Grazie. Che hai la morte nel cuore. Beh, non esageriamo adesso. E anche se... Non vorrai. Non vorrei. Resterò. Questo resta, c'è niente da fare, ragazzi. Andiamo. Le nomine farò. Le nomine? Perché? Questo è il nuovo segno dell'Udeur. La mia fede. Sì. La più bella. Sì. In Mastella. Oh, ritorna. Beh, sempre fede. Con la fede in Mastella resterò.
Secondo me ci cacciano. Radio2pod.rai.it